Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi vado a presentarvi la moto completa, la V-Strom 1000 completa, come l'ho appunto accessoriata per i viaggi. Avete visto più o meno tutti i vari spezzoni, ma non vi ho fatto vedere tutta la moto completa, quindi vado un po' a farvi vedere tutte le componentistiche. Allora, partendo da sopra, qua ho messo un traversino della Givi, porta cellulare, porta navigatore, porta comunque device, il device che deciderò di utilizzare soprattutto come navigatore, appunto lo andrò a mettere qua. Però questo traversino qua che vi stavo dicendo della Givi, e questo è il porta DJI Osmo Action, porta GoPro, porta Action Cam, diciamo. Continuiamo. Comunque vi metterò, intanto che vado avanti col video, in alto a destra tutti i video che ho fatto di tutti gli accessori. Comunque, quindi borse para motore della Lomo per tutti e due i lati, 6 litri e mezzo cada una. Comunque sono molto compatte, non danno molto fastidio e sono ben fissate, ben fisse, non si muovono. Paramotore che ho già trovato su una moto, comunque è della Givi, penso che lo potete trovare sul sito Givi e comunque in tutti i negozi di accessori moto. In più qua c'è una bella borsa serbatoio della BCR, che dovrebbe essere un marchio appartenente alla famiglia Wheel Up, infatti l'ho preso proprio lì, proprio da Wheel Up. Borsa molto capiente, questa qua è la B21, dovrebbe essere un 21 liti, comunque molto comoda perché è davvero molto capiente. In più comunque ha presente un bel 3 tasche laterali. C'ha con la borsa vi vendono anche questa taschina qua da mettere le mappe, potreste mettervi anche il cellulare, tutte le cose, appunto da mettere sopra la nostra borsa. Con questa cernierina qua possiamo andare ad aumentare quello che è la capienza della borsa. Io comunque la lascio sempre in questa posizione, la lascio sempre così. E in più, visto che non è waterproof, non è antiacqua, ci danno una cuffia appunto da poter andare a farla diventare impermeabile. Passiamo dietro. Ho messo una coppia di valigie laterali della K, ovvero sono le K Mission, sono 36 litri cada una, quindi sono ben 72 litri di capienza. Si vanno a staccare aprendole, sono a pozzetto. Con il bauletto Givi Tracker da 52 litri vedete che le nostre borse non vanno a picchiare dentro, quindi è perfetto. Quindi per aprirle si deve aprire comunque la borsa e schiacciare il pulsante all'interno. Comunque vi lascio la scheda in alto a destra dove vado a presentare, dove vado a dirvi tutto. Questo per dirvi, quindi questo anche per farvi vedere i telaietti, che comunque rispetto a quando l'ho montati, l'unica cosa che ho fatto, l'unico accorgimento, adesso vi faccio vedere, è che ho messo qua, allora guardate, questo è il telaietto. L'unico accorgimento che ho avuto è stato mettere una vite con dietro un bullone autobloccante qua in questa posizione, dove comunque c'era presente un buco da poter appunto chiudere, perché comunque avevo un problema che si smollavano tutte, quasi tutte queste
queste viti qua. Da quando ho adottato questo sistema è fisso. Questo è allora, in teoria questi telaietti sono a rimozione rapida, quelli della Give a rimozione rapida, però con quello che ho fatto non sono più a rimozione rapida, perché dovrei andare a togliere anche questo bullone. Però ho preferito la sicurezza alla rimozione rapida, anche perché comunque vedete che anche se restano su non è che danno molto fastidio questi telaietti. Quindi questa è la moto completa, ve l'ho presentata diciamo così brevemente. Come vi ho già detto, vi lascerò nell'arco del video, ci sono tutte le schede di tutti i video che ho fatto, di tutti gli accessori che ho montato, a parte il bauletto che c'era già e le barre paramotore, e poi tutto il resto diciamo che l'ho messo io, borse laterali, borsa serbatoio e le due borse paramotore, in più anche il traversino appunto. Io ragazzi spero che vi sia interessato questo video, sicuramente ognuno la moto se la personalizza un po' come vuole, come ritiene comunque necessario rispetto alle sue esigenze. Io ormai con i viaggi che ho fatto e con le esperienze che ho avuto ritengo un ottimo compromesso tra comodità e capienza questo allestimento appunto. Quindi consigliarvelo o no, io comunque mi ci sto trovando bene per il momento. Anche vero che non ho ancora fatto un lungo viaggio, però penso che comunque sia abbastanza comoda, visto che comunque anche per i brevi tragitti e tutto mi ci sto trovando da Dio anche in questa modalità. Quindi ragazzi spero che vi sia interessato appunto il video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, vi ricordo inoltre, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale lasciando attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità del canale. Presto arriveranno tanti viaggi, presto arriveranno tante belle avventure con questa Bustrom 1000, e quindi alla prossima. Ciao ciao!